Pomeriggio a tutti. E il ciclo di 20 incontri dedicati in questo anno anniversario dal Centro Studi Aldo Palazzeschi e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze a Dante e i poeti del Novecento prosegue oggi con il secondo appuntamento dopo la pausa estiva. Si tratta, lo dico subito, di un appuntamento di particolare rilievo, sia per il poeta che sarà fatto oggetto della riflessione odierna, Mario Luzzi, sia per lo studioso che ha accettato di parlare a tutti noi delle relazioni intrattenute con Dante da questo grande poeta del Novecento italiano. Stefano Berdino, che ringrazio anche a nome degli organizzatori del ciclo per aver accolto il nostro invito, è uno studioso troppo noto perché se ne debba analiticamente ripercorrere la storia, che coincide con gli ultimi 40 anni della vita letteraria genovese italiana, delle quali è stato ed è un interprete e testimone acuto e puntualissimo. Quindi concentrerò questa presentazione, ma potremo dire molto di più. Stefano Berdino è professore ordinario di letteratura italiana presso il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo dell'Università di Genova, Dipartimento del quale è anche direttore. E si è occupato nel corso del tempo di moltissimi autori e temi della letteratura italiana dal Cinquecento ai nostri giorni, che non è possibile citare qui integralmente. Tra gli studi dedicati al 5 e 600 si dovranno però almeno ricordare le indagini sul Tasso e i rimatori politici erotici di aria genovese, mentre in ambito ottocentesco mi piace segnalare l'edizione commentata dei Promessi Sposi, che è del 1990, le investigazioni sui libretti d'opera di Felice Romani e, per la loro estrema originalità, le ricerche sulla cultura della Restaurazione. Mi sembra giusto far riferimento a due libri importanti come La buona causa, storie e voci della reazione in Italia, che è del 2017, e Genova reazionaria del 2021. Quanto al Novecento, è impossibile un minuto regesto delle curatele degli scritti dedicati agli scrittori e soprattutto ai poeti del Novecento: Sbarbaro, Montale, Caproni, Luzzi, Giudici, De Angelis, De Signoribus, per citarne alcuni, con particolare attenzione per il milieu genovese e ligure, osservato con una complicità e una competenza anche nelle sue implicazioni apparentemente marginali e minime, nonché voglio fare riferimento alla storia della poesia e alla teoria della critica del Novecento, e particolarmente importanti in tal senso sono i due volumi Racconto della poesia, il Novecento europeo, che è del 2003, e Questioni di teoria critica del 2007. All'interno di un panorama, come avete capito, vastissimo anche di latitudine europea, è innegabile che Luzzi abbia occupato uno spazio centrale nel lavoro critico e filologico di Berdino, e che la sua figura e la sua opera siano ormai inseparabili dal nome di quello che è oggi il suo massimo interprete. Intorno all'edizione dell'Opera Poetica, che Berdino ha curato per i Meridiani Mondadori nel 1998, si dispone infatti una costellazione di indagini di primissimo piano, quali le edizioni delle prose e dei versi ultimi e una serie sterminata di interventi critici, biografici e bibliografici. Nessuno meglio di lui, pertanto, potrà mettere a fuoco una presenza capitale quale quella di Dante nella vicenda intellettuale e poetica di Mario Luzzi. Cedo la parola a Stefano e lo ringrazio ancora di essere oggi qui con noi.
Grazie Anna per queste parole che mi hanno anche commosso, anche hai ripercorso con tanta attenzione una lunga storia, non so quanto meritevole, ma certamente, ahimè, è lunga. E mi fa molto piacere essere anch'io qui con voi oggi, in un legame Genova-Firenze, che appunto ora è a distanza, non in presenza, che mi ricorda tanti viaggi che ho fatto appunto a Firenze in via di Bellariva 20 per un quarto di secolo, dall'80 fino al 2005, quando è mancato Mario Luzi. Io vorrei appunto condividere lo schermo, spero di riuscire in questa operazione. Credo che vediate lo schermo. E quindi avvio questa presentazione. Vi faccio prima una prima rassegna di curiosi testi, che da questo opuscolo, di questo terzo notiziario del Comitato Ravennate per le celebrazioni della nascita di 56 anni fa, dove vedete era un'occasione particolare, era il centenario della nascita, ma era anche il centenario del rinvenimento delle ossa di Dante a Ravenna. E come vedete, l'orazione ufficiale è quella di Luzi, che vedete anche effigiato in un Luzi cinquantenne. Questo testo, che poi viene recuperato da Luzi in volume, ma amputato di questa sua prima parte, che è una parte occasionale, dove rievoca, probabilmente ci sarà stato un ghostwriter, tutta la parte, diciamo, aneddotica e specifica del recupero delle ossa del 1865. Gli scritti di Luzi su Dante sono stati, a partire da questo saggio, da questo discorso introduttivo, che poi avrà il titolo Dante, Scienza e Innocenza, e che viene poi pubblicato su Paragone, poi viene pubblicato nelle prime raccolte di saggi di Luzi, e in questo volume degli anni 90, in cui sono raccolti gli studi sia su Dante che su Leopardi negli editori riuniti. A fianco vedete ancora un ulteriore contributo, questo libro che uscì per la Galleria Pegaso di Forte dei Marmi per interesse di Manlio Cancogni, che era amico da sempre di Mario Luzi. È un volume che è costituito da una antologia del Paradiso, il volume del 1994, con un saggio introduttivo, ed è stato riproposto in questi giorni appunto con i disegni di Botticelli dalle edizioni Interlinea. Questo libro deriva da un testo che è rimasto, nonostante la mole, perché è uno di quei libri giganteschi fatti dal Poligrafico dello Stato, che è rimasto abbastanza a latere della bibliografia di Luzi, perché questa scelta introduzione di Mario Luzi, in cui torno indietro un momento, in cui poi la scelta era una scelta abbastanza facile, perché sono pubblicati integralmente tutto il Dante italiano, quindi Vitanova, Rime, Convivio e Commedia, con delle note che sono state stese di volta in volta da due collaboratori, diciamo doc, e che sono diventati poi celebri per tutte altre cose, come Andrea Cortellessa e Roberto Gigliucci. In questo tomo del Poligrafico dello Stato, Luzi quindi fa un'introduzione che è scandita in tre capitoli: profezia, l'esilio, la luce, e
e dove appunto la luce è quello che viene contemporaneamente ripreso e messo con l'antologia che vi ho detto prima nel volume, diciamo, promosso da Cancogni per le edizioni della Galleria Pegaso di Forte dei Marmi. E poi invece la prima parte, Profezia, sarà poi ripreso e modificato con il titolo Per la salvezza nel convegno veronese Ravennate del Giubileo, e sarà poi pubblicato in una raccolta successiva In vero e in verso. Diciamo i rapporti poi tra, al di là del saggista, tra Dante e Luzzi riguardano naturalmente anche la drammaturgia legata all'impresa voluta da Tiezzi e Lombardi sulle tre cantiche dantesche, che vide appunto come drammaturgo per l'inferno Sanguinetti, per il purgatorio Luzzi, per il paradiso un giudice sostituto di Zanzotto in questo caso. E poi naturalmente nel volume che fece il compianto Mario Specchio con una lunga conversazione a tutto campo, il nome di Dante ricorre moltissime, moltissime volte. E ricordo che appunto un ultimo proprio intervento sul Corriere della Sera a pochi mesi, a 6 mesi dalla morte, e questa lettura del quindicesimo dell'Inferno con l'illustrazione di Lele Luzzatti, che uscì il 15 giugno del 2004. Proprio un mese prima della morte, in un capodanno a Palermo, Luzzi scrisse il suo ultimo appunto dantesco, che ora è raccolto in questo volume Desiderio di verità e altri scritti, che è stato pubblicato per interesse di Eugenio De Signoribus dalla casa editrice rivista ISMI per il centenario di Luzzi del 2004. È proprio un brevissimo appunto in occasione di una lettura, credo pubblica lì al teatro, proposta da Carrillo, dell'ultimo canto del Paradiso. Vedete, perché cominciare dall'ultimo canto, dal culmine? Per ricordare che il poema di Dante è prima di tutto un poema salvifico, e proprio da questa finalità prende senso e valore. Non gliene mancano per nulla gli altri, ma questo lo distingue da ogni altra opera letteraria e dell'ingegno. Perché Dante non stanca mai e sembra sempre di leggerlo per la prima volta? Perché Dante è attuale, non evocativo, celebrativo, ma in atto. Ciò che accade, accade mentre trova le sue parole. Non guardiamo al tempo dei verbi, che non sono passati, ma aoristi. Noi siamo coinvolti in quell'azione, facciamo la nostra esperienza di peccatori insieme a Dante, anche quella di avvisati e salvati. Dante non vuole sottrarre a Beatrice la sua alta intercessione, non vuole venire meno alla promessa di dire di lei quello che non fu detto di alcuna, ma nel suo esempio dialetto, quasi nuovo San Paolo, c'è una lezione e rivelazione per tutti. Interrompo al momento questa condivisione per riflettere su questo ultimo appunto, dove trovo tre aspetti, a mio avviso, di rilievo in questo brevissimo appunto. Primo è lo stretto nesso tra il poema e l'azione. Questo è un pensiero che rimane costante in Luzzi, anche ed è già messo a fuoco nell'intervento Ravennate 40 anni prima, quello del 65, perché è organizzato appunto a una articolata risposta alla domanda appunto perché Dante non stanca e si legge sempre. Nel 65 la risposta era incentrata appunto su la relazione tra innocenza e scienza, no? Il saggio era Dante tra scienza e innocenza, dove la scienza voleva dire la retorica da un lato e la teologia dall'altro. E
La risposta di allora era la straordinaria forza di persuasione implicita in quello stato di innocenza investe la poesia di Dante dell'elementare sublime ufficio del dire. Ora invece, 40 anni dopo, quella stessa domanda è posta non più tanto nell'attenzione della genesi del primato dantesco, ma invece pensando al suo effetto, alla dinamica del testo sempre in azione, quindi lontano dall'esperienza dell'elegia e del commento, che sono sempre stato spesso compagni della storia della poesia italiana e non solo, e da questo essere in atto causa della perenne novità dantesca. E trovo molto intrigante questa postilla stilistica, l'ipotesi degli auristi di Dante, ovvero di questo uso del passato alla greca solo calibrato sull'azione. E in effetti basta l'incipit della commedia per poter rubricare questa potenza dell'auristo come azione. Mi ritrovai, era smarrita. Infine, il paragone con San Paolo, esplicitato sul tema dell'elezione, ma implicitamente rivolto al profetismo, che in fondo il fine stesso del poema azione, incentrato su una visione che è rivelazione. Azione e visione, a ben vedere, sono elementi che sostanziano l'opera di Luzzi fin dalla barca, fino alla sua poesia più famosa. Pensiamo a un famoso incipit: amici, ci aspetta una barca e dondola nella luce ove il cielo si inarca e tocca il mare. Ecco, in questa poesia rivolta agli amici non c'è nulla di esplicitamente dantesco. Tutto fa riferimento a modelli moderni come quel dondola, tanto proto-novecentesco, tra Campana e Ungaretti. Eppure, nell'invito agli amici su una barca sospesa, ho sempre trovato un eco di quel Dante lieve del sonetto Guido io vorrei, una poesia molto amata da quel Luzzi ventenne, appena maggiorenne. Non a caso, appunto, proprio quella poesia dantesca veniva negli stessi anni promossa a campione con i capolavori di Foscolo e Leopardi in una nota critica su Frontespizio, che è una nota sulla poesia italiana che appare nel febbraio 37, in cui Luzzi scrive: si noti il mirabile equilibrio che esiste tra la quantità affettiva e la quantità ritmica nelle nostre composizioni più chiare. Ecco, su questa esigenza della chiarezza, in cui ritmo e affetto, da un punto di vista quantitativo, venivano a essere equiparate. Le citazioni sono tre incipit: Guido vorrei, un dirsi io non andrò sempre fuggendo, Silvia rimembri ancora. E il commento è questo: qui non c'è nulla di preordinato, ma neppure nulla di improvvisato. La parola è esclusa come un elemento troppo corporeo, peserebbe in quel movimento del cuore. Il ritmo invece nasce da questo incontro, inconcepibile prima e dopo di esso, e il ritmo stesso un contenuto. Ecco, in qualche modo, come vediamo qua, questa scelta di un Dante poco dantesco, un Dante chiaro, non corporeo, quello appunto di Guido vorrei, che è promosso da un punto di vista post-simbolista, con questa svalutazione del peso della parola rispetto al nesso affetto e ritmo, che promuove fin da subito l'attenzione per una poesia di tipo sintattico rispetto all'aforismo ungarettiano. Sempre dello stesso periodo, l'anno prima, c'è una breve nota su un'altra, un breve proprio finale dantesco in una nota Maleficio che esce sul frontespizio, in cui per la prima volta Luzzi accenna la commedia proprio sul termine di un'angoscia e di una polarità.
scrive: pensate con quanta angoscia Dante fisse i due poli della commedia, l'incorporeo punto luminoso di Dio e l'enorme materialità di Lucifero. E nella drammatizzazione di questa parte sembra cogliere quasi come uno sbilanciamento verso Lucifero, poco giustificabile e forse, diciamo, relitto post-romantico, in ogni caso significativo di un certo fraintendimento. E siamo lontani, in questo Luzi ancora degli anni 30, da una consapevole lezione dantesca, mentre domina il dittico Foscolo Leopardi, con una decisa inclinazione verso quest'ultimo, valorizzato in termini che potremmo definire ascetici, come genio della lingua. Di nuovo, sempre nel 37, più di Dante e più di Foscolo, egli, cioè Leopardi, penetra nel cuore della lingua fino a non emergerne più, fino a rendersi connaturale ad essa. Se però andiamo a quasi 70 anni di distanza, nel discorso del neoaccademico Mario Luzi alla Crusca del 2003, sullo stesso tema del rapporto tra parola, tra poeta e lingua della nazione, parole e autori sono diversi. Il Luzi del 2003 alla Crusca dice: la lingua ha di quando in quando la fortuna di essere agita da uno scrivente o parlante che la riconduce al suo rapporto primario con le cose e con le idee, e le evita il pericolo di svilupparsi, evolversi, arrampicarsi solo su se stessa in un processo di autoreferenzialità. Dante e Machiavelli per tutti. Siamo a un giro totale, no? Cioè il discorso invece di un ascetismo e di una dimensione di totale immersione nel corpo della lingua fino a dimenticare tutti gli altri corpi, da quello personale del poeta a quello delle parole, in quella dimensione così di quel nesso, di questa liaison tra il ritmo metrico e la dimensione affettiva al di là del linguaggio, viene invece decisamente e poi ribaltato nel Luzi della vecchiaia, in questa esigenza di corporeità della lingua e nello stesso tempo di questa esigenza di comunicazione, tanto che appunto non sono più Foscolo e Leopardi i punti di riferimento, ma Dante e Machiavelli per tutti. Cosa è rimasto in comune in questi 66 anni di differenza? Certamente l'esigenza di una poesia non ornata, ma molto differente è il punto di vista, non più l'anima anche della lingua, meglio non solo, non più l'individuale privilegio del poeta che si immerge nel corpo della lingua, ma per questo Luzi maturo, post-yardiano, semmai un'anima mundi, non più un'anima singole, cose, idee, e un richiamo civile e anche politico molto frequente nell'ultimo Luzi. E quindi per Luzi Dante fu all'inizio quasi una presenza mitologica, l'ha dichiarato lui stesso in un'intervista a Isolina Landolfi, legato anche alle lezioni amate del suo primo maestro al liceo, che era Francesco Maggini, un alfierista e anche un dantista di rango. Diciamo decisamente in ombra rispetto a modelli più operativi come il dittico che abbiamo ricordato, Foscolo Leopardi, e l'ombra naturalmente di D'Annunzio. L'approdo a Dante fu in qualche modo lento e occupò un ventennio, potremmo dire dal 45 al 65, in cui riveste anche una capitale importanza la riscoperta del Pascoli. E all'inizio di questo percorso Dante è sì privilegiato, ma è anche come rimpianto, come una possibilità perduta della modernità. E
Condividerei di nuovo un momento lo schermo per un altro passaggio di immagini che riguarda questo. Ecco, siamo su un saggio importante di Luzzi che è L'inferno e il limbo, che compare, come vedete, dapprima in Società, L'inferno e il limbo nel numero 5 del 46, poi darà titolo al primo libro di saggi dal Marzocco, L'inferno e il limbo, e poi rimarrà, appunto, vi ho messo qua delle altre due copertine significative, l'edizione del saggiatore e l'edizione di SE. Questo saggio è uno dei contributi che esce nel 46 teorici maggiori di Luzzi, dove si basa sulla polarità di inferno e limbo, ovvero di Dante e Petrarca. L'inferno, e qui posso anche ora interrompere la condivisione, l'inferno è visto questa volta in una prospettiva dantesca che è lontana da quel satanismo romantico decadente e anche all'inferno rimbaudiano, naturalmente, da cui pure in qualche modo Luzzi, nato lo stesso giorno di Rimbaud, il 20 ottobre, per qualche tratto proveniva. L'inferno dantesco, appunto, è caratterizzato dal fatto che non è una totalità, perché nell'inferno, lui dice, la realtà abbandonata, scrive Luzzi, la realtà abbandonata a se stessa, isolata nelle sue particolarità, quando non vi agiscono più le forze, i destini unitari della speranza, è questa, quella dell'inferno, la sostanza dell'inferno. Ma essa suppone la presenza necessaria di una speranza. Penso che occorra un senso vivo e netto del mondo dei particolari, della vita quotidiana per immaginare l'inferno. Ma penso anche al sentimento dei limiti della realtà che occorre possedere per ravvisare nella mancanza di essi l'immagine della disperazione. L'inferno è visibile solo dall'alto, dalla certezza, cioè che esso è solo una parte, la parte afflitta dell'eternità. Cioè l'inferno, per quanto appunto possa essere disperazione, possa essere una condanna eterna, è vista soltanto in una parte di un qualche cosa che riguarda di più. Mentre, questa è la scelta di Dante, mentre all'opposto l'inferno, quindi per quanto al suo interno è un assoluto, però è in qualche modo, nella prospettiva dantesca, la parte di un qualche cosa che è al di là dell'inferno. Mentre un'esperienza di diversa totalità, che è una totalità totalmente assoluta, è quella del limbo che lui rivede nella scelta petrarchesca. Un circuito di rimpianto e dolore senza via d'uscita, che è la pratica più ricorrente per Luzzi della modernità. No? E scrive relativamente a Petrarca: Petrarca ci introduce in un regno dove il dolore è eterno, non limitato a un'accezione, a un momento dialettico, ma ovvero limitato soltanto a ritroso. Dalla prospettiva un'immagine netta cade che rifluisce nell'indistinto e nel vago della vita anteriore. Questa conforta l'uomo e la sua rivalsa, ma intanto a quale avvolgimento lo costringe questa imprigionia della memoria del passato? Lo isola, lo riassorbe,
volto all'indietro in una fissità orfica. Poniamo qui il suo cielo solitario. Egli vi trascende, sorpreso insieme agli oggetti che condensano in sé medesimo il suo dolore e il suo rimpianto. E possiamo pensare anche a quanto ci sia di autobiografico in questo passo, no? In questo che parlato appunto, volta all'indietro in una fissità orfica, no? A quello che era stata appunto un momento di profonda, intima revisione e discussione della stagione ermetica. In luzzi di questi anni, di questo periodo, questo saggio scritto all'indomani della guerra tra fine 45 e 46, è Luzzi che era l'alfiere considerato dell'ermetismo fiorentino con Avvento Notturno e stava pubblicando appunto il Brindisi e Quaderno Gotico, che potremmo considerare appunto di nuovo una scelta. In questo caso la parola gotico qui è una scelta cavalcantiana e non dantesca per una dimensione di piena drammaticità e nello stesso tempo dell'istanza amorosa che viene a essere posta. Ma qui non vi è un ripudio, ma la netta consapevolezza di un costo di questa esperienza che è stata fatta. E un successivo passaggio di questo saggio ci prospetta una serie di figure dell'Occidente letterario di risveglio dove le ricadute sono inevitabili, no? In questa condizione limbale, scrive Luzzi, l'uomo si leva talvolta richiamato al principio di verità e di lotta, ma subito precipita nel limbo dove il dolore si aggira lusingato dalle sue illusioni. La storia di questo risveglio si stempera da Sant'Agostino a Nietzsche, da Petrarca a Gheorghe, fin dove non è più percettibile. Anche la volta sublunare si è chiusa su questo limbo. Un elenco anche curioso, no? Dove sembrano poco avere da spartire Petrarca e Nietzsche. E può ancora sorprendere la presenza di Agostino, autore chiave della propria formazione. Ma si tratta pur sempre di autori dell'io, dell'interiorità, mentre il desiderio, perché appunto qua non siamo davanti a un Dante attraversato, ma come dire a un'istanza dantesca che viene, come dire, desiderata, è per l'estroversione dantesca e nell'ambito dei padri della Chiesa, semmai un richiamo che si catalizzerà poi nell'energico profetismo paolino. Per ora Dante appunto è un desiderio, apparendo appunto la precoce dominante petrarchesca, grazie alla persuasione del suo modello di cristallo, appunto una sorta di destino da cui non si riesce a uscire. E la conclusione di quel saggio è questa, no? Se pensiamo, scrive Luzzi, all'inesauribile ricchezza, alle infinite possibilità dei modi poetici aperti da Dante, ci stupiamo di vederle a poca distanza, dalla generazione successiva, richiuse, sigillate, in un unico registro, in una musica uniforme e continua che appartiene allo spirito distanziato in un suo ritmo imperturbabile dalla varietà dei fenomeni. In questo senso, a un'osservazione empirica, l'avvento del Petrarca fu eccessivamente precoce nella storia, tanto più quanto i risultati esemplari raggiunti inducevano a ottenere ogni costo da qualsiasi parte provenisse l'impulso, la trasparenza, il cristallo, la persuasione musicale che furono gli effetti straordinari della lucidità portata nel campo della sua solitaria discordia e nella sede estrema della sua armonia. La contrapposizione Dante-Petrarca non è certo una novità, anzi è una topica della storiografia letteraria italiana, ma la declinazione che ne fa Luzzi tra inferno e limbo è certo suggestiva nel siglare in tal modo tra ontologismo ed esistenzialismo, se vogliamo, un'alternativa che è anche un'alternativa tra eteronomia ed autonomia dell'arte e nell'implicito distinguo tra impurità e purezza dell'espressione. Il cristallo, richiamato per Petrarca, e che per certi versi anticipa di un decennio il celebre saggio contignano tra plurilinguismo e monolinguismo.
per quanto sia netta la predilezione dantesca, sembra Luzzi, che ancora un Luzzi, diciamo, nel limbo esistenziale del 46, sembra appunto il destino petrarchesco un'irrevocabile condizione del poeta moderno, no? Molto costosa per i suoi limiti di ascolto all'esperienza, no? Che rimane limitata. Il problema di Quelluzzi è appunto come poter dare credibile voce all'esperienza, cioè un poeta che ha sempre guardato, diciamo, allo scoscendimento o dell'anima o del tuffo nella lingua, come dicevamo, dell'annodo degli effetti e del ritmo. E come si può fare dare voce all'esperienza, no? Al quotidiano. Il timore era quello di essere destinato al limbo, e non a caso appunto è un periodo molto di crisi. Un buon numero di poesie del 46 e anche successive del 47 sono una fase in cui Luzzi percorre varie vie, tenta anche una poesia lunga orchestrata monologo che poi viene pubblicata su Botteghe Oscure e poi viene variamente scorciata. E anche, ad esempio, la celebre Notizie a Giuseppina manifesta appunto certamente insofferenza per il persistere, si dice nella poesia, di un sonno avventuroso da cui nulla si riscuote. Ma certo, l'insofferenza e la connotazione mossa da quel sonno indicano comunque la tensione verso una nuova situazione. Oltre mezzo secolo dopo, rievocando questa stagione del colloquio che abbiamo ricordato con Mario Specchio in quel libro, Luzzi precisa un doppio movimento di ricerca di quegli anni. Da un lato è l'avvicinamento a Dante, ma anche una resa dei conti con la fonte più rigorosa dell'esemplarità simbolista, vale a dire con Mallarmé, di quell'abolizione mallarméana così opposta alla contaminazione dantesca. No? In questo colloquio lui si confida a Specchio: la scoperta di questo universo esperito da Dante coincideva con la scoperta che andavo facendo del lato eretico del messaggio mallarmeano. Da una parte c'è l'umiltà in senso morale che sostiene e sorregge il primo dantesco, dall'altra la scoperta del lato assolutamente egocentrico, luciferino, della cosmografia mallarmeana, in cui al Dio assente si sostituisce il poeta presente. Dante ha voluto dar credito sia al bene sia al male, sia al positivo sia al negativo dell'esperienza, un'esperienza che nella letteratura romantica è relegata perché già in un certo senso preveduta e quindi scontata. Questo ha riaperto le porte a quel credito fatto all'esperienza umana nel suo quotidiano, a quella consacrazione del reale che era sparita con la letteratura, con la poesia degli ultimi secoli, e quindi ha offerto qualche possibilità nuova e quindi avvia un altro tipo di percorso. Quindi un affondo da un lato nel Mallarmé dell'egocentrismo e dell'abolizione totale e dall'altro una versante di interrogazione dantesca. Nonostante per appunto, diciamo, la contrapposizione del Luzzi saggista tra inferno e purgatorio, la prima iscrizione dantesca nella poesia di Luzzi è invece, come tutti sappiamo, nel purgatorio. E di condizione proprio purgatoriale, per un tratto ventennale della sua poesia, dalle primizie del deserto, che escono nel 52, a Nel magma, che esce nel 63 e poi nel 66, parla esplicitamente Luzzi in un'intervista del 92 con Laura Toppan. Lui dice: è venuta un po' da sé, penso che la condizione purgatoriale sia la condizione umana per eccellenza, in fondo un'esperienza di dolore e risarcimento possibile che noi facciamo tutti i giorni in corpo e vivo. Quindi è sicuramente anche la più continuativa nel tempo, no? E sono osservazioni che vedo ricorrenti anche nel fascino del purgatorio, che è anche
in questi giorni, in questo mese, ha percorso anche il Corriere della Sera con la recensione di Cazzullo a Trevi. E il Purgatorio è la cantica della temporalità e del paesaggio, in qualche modo, della montagna. E fruttarono negli anni 50 un dantismo appunto più di condizione che di imitazione o di influenza, no? Come attesta appunto la breve poesia che chiude Onore del Vero del 57, giocata sulla temporalità tra il dolore presente purgatoriale e l'attesa di una liberazione, una poesia molto nota e anche molto breve. La notte lava la mente, poco dopo si è qui, come sai bene, file d'anime lungo la cornice, chi pronto al balzo, chi quasi in catene. Qualcuno sulla pagina del mare traccia un segno di vita, figge un punto, raramente qualche gabbiano appare. L'inizio in notturno di questa poesia fa riferimento certamente a una stagione e anche a un'ora del giorno molto amata da Luzzi, e si ricorda ancora il recente sonno avventuroso. Da intendersi come una sorta di purificazione attraverso il verbo dantesco e purgatoriale lava. Ma ora si è in un dopo, nella giornata comune e condivisa, in cui si è qui, appunto, in un gruppo, in cui chi qui parla, un'interlocutrice, è sì, l'io del poeta, ma senza più il privilegio, lo statuto, il suo egocentrismo, del suo statuto lirico. È uno in una fila d'anime che hanno appunto sulla montagna diverse giaciture e diverse posizioni. La terza strofa ci avvisa di una serie di segni distanti e rari, di poco conforto, come fa indurre il raramente, ma non sono più il niente delle notizie a Giuseppina. La poesia evidenzia una estinzione provocata dalla notte ed un'attesa, in ogni caso la condizione presente di sofferenze e di esilio, così connesso al purgatorio, come Luzzi stesso osserva in un intervento critico dell'87, che rimarca un doppio negativo della condizione purgatoriale, di perdita e di esclusione, no? Scrive questo Luzzi sul tema dell'esilio. La parte della commedia che esprime questa fondamentale struttura concettuale dell'esilio è pur così il purgatorio. Nel purgatorio si attuano per coincidenza le due condizioni essenziali, quelle della perdita e del rimpianto da una parte della terra e quella dell'esclusione dal sommo gaudio. Progressivamente le anime si spostano dalla prima alla seconda. Il primo senso di sradicamento cede al desiderio e all'attesa. L'allora è offuscato e cancellato dal non ancora. Sublime e umanissimo paradigma di quello che fu esperienza politica, morale e teologale dell'esilio per Dante. Di questa condizione dantesca si passerà invece a una fragrante imitazione con Nel magma, il libro cruciale di Luzzi su cui sono nati molti studi. Metto ancora una volta una condivisione che riguarda. Ecco, andiamo avanti. Ecco, avete visto Onore del Vero nella prima edizione. Questa è l'edizione di Nel magma da Scheibiller. Questo è un manoscritto proprio dell'incipit di presso il Bisenzio, che è la prima poesia, che è questa, dove qua dicevamo l'imitazione dantesca è molto fragrante, la nebbia ghiacciata affumica la gora, no? Appunto
ne escono 5, 4, il viottolo che segue la proda, ne escono 4, non so se hai visto o non hai mai visto i primi, pigri nell'andatura, pigri anche nel fermarsi fronte a fronte, uno il più lavorato da smania, il più indolente, mi si fa incontro e mi dice: tu non sei dei nostri, non ti sei bruciato come noi al fuoco della lotta quando i vampiri ardevano nel rogo bene e male. Qui noi abbiamo certamente un incontro con un antagonista, un Dante e Farinata, no? Che furli Gertrudi sono molto evidenti in essi, come invece è totalmente diversa la struttura. Questa volta Luzi rinuncia al suo endecasillabo collaudato, pensa a una struttura metrica basata su una forte dimensione accentuativa, con l'uso appunto della ripresa dell'anafora, pigri nell'andatura, pringhe anche, il più lavorato, il più indolente, mi si fa, mi dice, eccetera, che serve a creare una nuova stagione del ritmo, e poi con un linguaggio chiaramente che prelude a una colloquialità. Qui avremo, credo, una delle prime comparse del Ciungai ed è un rumore dell'alta tensione in questa poesia, dove anche gli effetti sonori sono quanto mai singolari, dove è questa imitazione dantesca, certamente ha tutta una serie di referenze specifiche, concrete, come in tutto questo libro, dove lo sdoppiamento di Luzi stesso, che è anche personaggio anche con le sue spigolosità e le sue antipatie, distinto dal poeta, come in una distinzione chiaramente dantesca possiamo ben notare. Certamente c'è anche il richiamo a Brunetto, che è anche un richiamo eliotiano, come sappiamo da Little Gidding del Four Quartets. Ma quello che conta è la ripresa del Dante, appunto, dialogista e narratore, in un verso prosastico, appunto ritmato da questa serie mobile di accenti, decisamente nuova nella poesia italiana. Milo De Angelis sostiene che Luzi con Nel Mago ha insegnato l'uso del dialogo nella moderna poesia italiana. Molto netta, appunto, l'emancipazione degli oliri e la creazione di un Mario personaggio, ritratto nella sua anche mediocrità e ottusità, in una insufficienza formativa che è anch'essa dantesca, anche se proprio sull'interpretazione continiana di Dante personaggio, Luzi critico poneva riserve nell'intervento dantesco, ma ora non abbiamo il tempo di approfondire questo. La condizione, appunto, purgatoriale presenta per lo più situazioni grevi, in libro opache, indolenti, e all'apparenza quasi dominanti rispetto alla ricerca di segni e senso, come del resto si evidenziano anche nel modello dantesco tra Bevilacqua, Jacopo del Cassero, Superbi e invidiosi. Interrompo la condivisione. Luzi non vuole fare del suo sorprendente Nel Mago una modalità costitutiva. Successivamente noi abbiamo nell'opera luziana una sorta di biforcazione tra l'istanza dialogico-teatrale, che si avviò in un rinnovato teatro in versi, e la modalità poetica, che si sviluppò invece in termini poematici, a partire da sfondamenti invisibili, dapprima con una strutturazione in sezioni, poi, dopo la transizione al fuoco della controversia, in una poematicità deliberatamente frammentaria che costituisce il modulo poetico dal battesimo ai versi finali. Anche in questo caso è leggibile una spinta dantesca, come intendiamo dalla drammatizzazione purgatoriale del 90, quella per Tiezzi e Lombardi, in cui proprio nella Luzi interviene molto poco rispetto a Sanguinetti, ma dove crea proprio il personaggio del poema, no? È il poema a cui viene data voce come personaggio. È Luzi che vede, tramite Dante, un nuovo rapporto tra autore e testo. L'autore non è più il Faber del testo, ma neanche catturato, appunto, come lo scriba Dei, che capta un messaggio che trascende e che si muove liberamente.
si incrementa in queste pagine del Luci Ultimo, quello appunto dal battesimo in poi, l'esigenza salvifica come nella commedia, legato a una sorta di cantico di lode creaturale ad onta dei molti sfregi della storia. Il bisogno di luce di un poeta nato notturno è evidente e quindi ora sarà decisamente il paradiso in quest'ultimo tratto a guidare, con tutta la sua particolare problematica della visione e dell'arduo limite del dicibile, che sempre evidenzia quanto sfugge dell'attenzione dal discorso, quanto né poema né scriva riescono a captare, e che si evidenzia nettamente nella misura formale, vale a dire in quello statuto del frammento, battesimo nei nostri frammenti, frasi e incisi, che sia extratestuale nella composizione del volume, sia intratestuale con l'usufitto dei versi a scalino e di una struttura a costellazione vicina alla partitura, analoga a quella caproniana, ma con finalità totalmente diversa. Non si tratta più di una sorta di elemento sottrattivo, ma di elemento di, diciamo, di osmosi di ricambio tra parola e silenzio. In questo recupero del frammento, Piccini, un autore di questa pregevole e importante monografia appena uscita, sostiene che ci possa essere una sorta di recupero petrarchesco, no? Pensando al Rerum Vulgarium Frammenta. Non, francamente non sono convinto di questa interpretazione. A mio avviso questa frammentarietà luziana non presenta quell'archetipo, perché rifugge poi da tutta la modalità costruttiva del canzoniere e neanche si apparenta al cumulo di immagini infrante del poeta del Novecento. Il frammento è proprio l'elemento di frattura tra il dicibile e l'indicibile, perché oltre la soglia di captazione. È una prova appunto del limite in una poematicità che invece ambizioni a totale, a remissione al silenzio, che non vuol dire afasia, ma semmai ulteriorità, un discorso che non è stato possibile ancora catturare o ancora dire, no? E vuol dire anche un segno di una dimensione sorgiva del testo, che come provvisorio, una sorta di un testo che è posto come su una soglia, dove infatti non ci sono più titoli, viene posto sulla pagina come una sorta di appunto, ha sempre degli inizi ex abrupto, proprio come una sorta di appunto improvviso. Improvvisamente si aggregano delle parole e nasce una possibilità di discorso che poi appunto si interrompe, è frammentario, poi di nuovo si rituffa in un silenzio, che però è un silenzio di attenzione e di tensione. Del resto appunto il capitolo Profezia del Dante Treccani del 95, poi ripreso in Per la salvezza, individua l'unicità della commedia nel suo offrirsi al lettore non come un'opera compiuta, ma come un'opera da fare, appunto. E questa dimensione che abbiamo letto nell'ultimo frammento, nell'ultimo appunto, essere in atto, con qualche cosa che è ancora sempre in fieri. Perché l'Opus Magnum, appunto, non è soltanto un capolavoro, un'architettura costruita, ma è anche un testo che continuamente genera, a seconda delle prospettive, le sue possibilità di significato. E non a caso lui in quel saggio esemplifica con tre passi, uno per cantica, la bufera infernale del quinto dell'inferno, l'ascesa del 25 del purgatorio, con un ritratto di un Dante desideroso e timoroso di domandare, e infine il solenne avvio del primo del paradiso. Nelle tre citazioni Luzi ravvisa sempre un principio dinamico, per cui la descrizione e la narrazione non sono mai tali, ma sono comunicazione, cito, di fervore conoscitivo per immagini. È una stagione per Luzi di luce che è sempre più decisa e nascente, coeva esattamente con quella notevole e curiosa antologia della storia della luce nel paradiso, come del libretto del 94, ora riproposto, che è coevo alla ricerca creativa del Simone Martini, no? Il pittore della luce, amico del Petrarca, ma che Luzi raffigura come, diciamo, lontano per certi versi dal Petrarca. E infatti in questo volume
faccio un'ultima condivisione di questi due testi. Compaiono nel viaggio di Simone Martini sia Petrarca e sia Dante, no? Ma in modo decisamente differente. Ecco, qua vedete il viaggio qui nella prima edizione della traduzione di Verdier, e vedete appunto il Simone Martini, il viaggio, come sapete, è un immaginario viaggio di ritorno a Siena di Simone da Avignone. Nella parte appunto avignonese c'è Petrarca. La Petrarca, appunto, osservato da Simone. Simone è il poeta della luce, quindi della luminosità dei colori, no? Perché non lo lasciava un momento con lo sguardo? Lo seguiva in ogni istante dell'opera, scrutava il laborioso facimento dei volti, dei panneggi, aspettava trepidando la mandorla dagli occhi il loro misericordioso dardo. Studiava, sembra qua ora un pensiero di Simone, il poeta della corte, maestro in cortesia, la mia sovranità, la mia maestria, domandava elemosina, di luce e di pietà le mie storie, la sua arte, che non aveva storia, divorata dalla beltà, ma assetata di grazia, no? Ma non c'è nel testo, l'ho messo io, ma per vedere le due polarità. Da un lato la beltà, il cristallo del saggio del 46, dall'altro invece la grazia che si dispone diversamente, no? E come vedete al fianco la conclusione proprio la conclusione di una sezione di Simone quando nel viaggio ha attraversato Firenze, è arrivato a Siena. Qua siamo all'ultima sezione, poi c'è il capitolo lui la sua arte, riepilogativo, diciamo, in questo immaginario a Siena. C'è questa sorta di svuotamento del significato della stessa opera, no? Di quel flusso di vita l'opera appena tratteneva il segno. Ecco, qua appunto abbiamo quel tema del rapporto tra l'indicibilità, la difficoltà del linguaggio dell'opera di trattenere la vita. Perdeva senso l'opera, certezza il mio essere stato. Su quel nulla di fatto scese l'ombra. Si fece notte, rifulse essa, calvaria dilavata di me, e con me ogni impurità, ogni scoria di febbre e turbamento. Notte vuota, notte plenaria. Non ero io nel niente, però. Ero ancora più nell'essente. Mi pensai, salma spolpata da piragna celestiale, osso pulito dall'eredità dei venti, di rimosso, di purificazione, sotto quella luminaria. Quando Dante la rivestita carne alleluiando, e qui abbiamo naturalmente una citazione famosa e molto controversa sulla rivestita carne oppure la rivestita voce del purgatorio, su cui sono stati spesi i fiumi d'inchiostro nell'Ottocento, con polemiche forti tra Monti, Viaggioli, i vari dantisti. Ma su questa rimissione appunto alla resurrezione, Dante luci tra voce e carne dei vari lemmi danteschi, sceglie significativamente carne, come leggeva il Vandelli, ma sceglie carne appunto proprio per la dimissione, così per questo legame con questa ultima dimensione di, come dire, di dererum natura, di materialità cosmica che riguarda la sua ultima poesia. Grazie. Io ringrazio molto Stefano Verdino per questa bellissima lezione che ha toccato moltissimi aspetti dell'attraversamento di Dante da parte di Luzzi, che a me è sempre apparso uno dei poeti dei più danteschi dei poeti del Novecento, ma per questo, proprio per questo duplice aspetto, il diverso riuso che lui fa in stagioni diverse della sua storia, della poesia di Dante, ma soprattutto anche per la qualità e la intensità del confronto critico con Dante da parte di Luzzi, e di cui Stefano ci ha offerto stasera moltissime prove. E lo ringrazio anche perché questa noi la vogliamo leggere, come questa sua lezione, anche con una testimonianza di amicizia per il nostro dipartimento, ma anche per la nostra città, che lo ha già ricordato lui,
lui ha frequentato non solo allora, ma con maggiore intensità e continuità proprio negli anni del lungo sodalizio che Stefano ha avuto con il grande poeta di Via di Bellariva, no? L'ha ricordato prima lui. La ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito anche stasera e ricordo che il prossimo appuntamento del nostro ciclo è previsto per giovedì 7 ottobre alle ore 17, sempre sul canale YouTube del Centro Palazzeschi e che è dedicato a Primo Levi e avrà come relatore Enrico Mattioda dell'Università di Torino. Grazie ancora a tutti e buon pomeriggio.